Se da una parte abbiamo parlato della nuova TD18 che entrerà in vigore a partire da Singapore, eviterà ogni tipo di oscillazione delle parti in carbonio della monoposto, dall'altra dobbiamo tornare a parlare della TD39. Infatti la FIA ha deciso di essere ancora più severa per quanto riguarda questa direttiva, per quanto riguarda la flessione del pattino in legno presente sul fondo, elemento che deve essere preservato da parte dei team e quindi necessariamente bisogna alzarla a monoposto, perdendo quindi gran parte della spinta verticale del carico generato dal fondo. Sappiamo che Red Bull e Ferrari avevano il fondo flessibile l'anno scorso, ma nonostante ciò l'unica che ha subito le conseguenze della TD39 è stata Ferrari, e quindi nel video di oggi andiamo a vedere come cambierà ulteriormente questa direttiva e come mai Red Bull finora non ha subito gli effetti della TD39. La FIA è di parte e aiuta Red Bull? Rispondiamo a queste domande, andiamo a vedere i cambiamenti, in più vi faccio anche un pronostico di come andrà il Gran Premio a Singapore, chi è favorito e chi non è favorito. Prima di continuare vi ricordo come sempre, se vi piacciono i video lasciate un like, iscrivetevi, attivate le notifiche, così venite sempre avvisati quando esce un nuovo contenuto. Venerdì uscirà il tanto atteso video sul Paddock Club di Monza, c'è tanto hype a riguardo e non vedo l'ora di farvelo vedere. Ma ora vediamo un'anteprima sul Gran Premio di Singapore, ma prima, sigla. Con il video vero e proprio volevo parlarvi dei miei investimenti. Parliamo un po' di cripto. C'è tanto clamore intorno ad esse. Cambiamenti di mercato, nuove regolamentazioni, tutto il dramma con la SEC, BlackRock, Coinbase. E sappiamo che l'UE sta ampliando le regolamentazioni sul mercato, quello delle cripto che sta maturando. Un approccio intelligente è investire per esempio con Mudrex, lo sponsor di questo video. La loro filosofia è di investire e non fare trading con le cripto, quindi prendere decisioni riflessive e a lungo termine, non solo inseguire l'ultima tendenza. Ci sono quindi diversi prodotti che offre Mudrex. Per esempio, se sei nuovo nel mondo delle cripto, Mudrex Vault può fare a caso tuo. Per i più esperti, Mudrex offre 20 portafogli già preimpostati, si chiamano coin sets, che sono autobilanciati e curati dagli esperti. Infine, per gli utenti che vogliono investire nelle singole cripto, ci sono 100 individual coins su cui gli utenti possono investire e creare diversi portafogli. Potete credermi che la piattaforma di Mudrex è facile da usare, estremamente sicura e toglie tutte le complicazioni negli investimenti con le cripto. Ah, e vi ricordo che con il codice Rastro avete fino a 25 euro di cashback. Trovate tutti i dettagli in descrizione. Ringrazio nuovamente Mudrex per aver sponsorizzato questo video, ma ora torniamo al video. La TD18 e la TD39 saranno in grado di cambiare le carte in tavola e rimescolare anche i valori dei team? Questa è la domanda che si fanno tutti e possiamo cercare di capirlo insieme. Ma prima facciamo un piccolo passo indietro. Parliamo di Ferrari, che ha sfruttato l'unica concessione data dalla FIA per modificare il sistema ibrido della monoposto. Infatti a Monza abbiamo visto l'ultima versione della Power Unit 066/10 con la modifica che riguarda il software e quindi si è anche modificata l'erogazione della parte elettrica, oltre che l'amministrazione dell'energia generata dall'MGUH e MGUK. In particolare possiamo dire che l'efficienza del motore Ferrari è migliorata. Infatti 160 cavalli della parte elettrica si possono utilizzare meglio nell'arco del giro, con Gualtieri, che è caporeparto motorista in Ferrari, e il suo team, che hanno migliorato l'erogazione del motore rendendolo più dolce e quindi migliorando anche il surriscaldamento delle ruote posteriori. L'abbiamo visto a Monza e si aspettano conferme anche qui a Singapore. La modifica fatta al sistema ibrido di Ferrari ha comportato anche delle partenze migliori, oltre che migliorare lo state of charge, ovvero il SOC. C'è un miglioramento evidente anche in fase di sorpasso e difesa, dove Ferrari, abbiamo visto a Monza, è riuscita a difendersi molto meglio, anche grazie a un'ala posteriore con un DRS più piccolo e quindi più difficile sorpassare in quelle condizioni per gli altri team, ma anche la parte ibrida è migliorata. Infatti sappiamo che Ferrari sulla carta sul motore endotermico è la migliore del lotto, ma paga rispetto soprattutto a Red Bull sulla parte elettrica, perché la parte di carica e scarica della RB19 della parte elettrica è migliore, e migliorare anche il rilascio della potenza sulle ruote posteriori riesce a minimizzare il wheel spin, ovvero quando le ruote posteriori spinnano, ruotano su se stesse senza scaricare la potenza necessaria a terra. E in più Ferrari ha cercato di limitare il clipping a fine rettilineo, che si era manifestato in maniera evidente in Canada per esempio. In questo modo riesce a avere una power unit più potente sia in accelerazione che come velocità di punta, e al tempo stesso gestire meglio le gomme. Un'altra cosa importante è questa gestione migliore dell'energia del motore elettrico permette anche delle partenze migliori, come abbiamo visto anche a Monza, sia da parte di Sainz che da parte di Leclerc. È vero che la potenza ibrida entra in azione solamente dopo i 100 km orari, ma è anche vero che quando c'è lo stacco della frizione e bisogna prepararla a monoposto ai giri determinati per avere una buona coppia in accelerazione, è importante gestire sia la parte endotermica che la parte
parte elettrica nello stacco. E Ferrari sembra aver trovato la quadra sulla mappatura giusta da scegliere per la partenza. Leclerc e Sainz hanno due modi diversi di azionare anche la frizione. Leclerc utilizza una singola leva che si aziona con le dita della mano destra, mentre Sainz ha due comandi che si azionano con un ditale in carbonio ciascuno, che può far comodo in caso di testa coda per ripartire per Sainz. Per quest'anno Singapore ha subito anche una modifica del layout, con curva 16, 17, 18, 19 che sono state tolte e sono state sostituite da un lungo rettilineo. Questi cambiamenti, uniti a una chicane 11-12 più veloce che è stata fatta l'anno scorso, rendono il circuito di Singapore ancora più veloce rispetto agli scorsi anni. Sappiamo anche che diverse zone del circuito sono state riasfaltate l'anno scorso per limitare i bump e anche limitare il porpoising, e questo aiuterà inevitabilmente tutte le monoposto e specialmente Ferrari, che sembrano andare d'accordo in quei circuiti dove ci sono tante sconnessioni e quindi l'altezza da terra varia di molto. In questo caso Singapore non dovrebbe succedere ciò. Abbiamo visto che l'anno scorso Leclerc riuscì a portare a casa una gran pole position gestendo bene anche il warm up della gomma in Q3. Vedremo se riuscirà a fare la stessa cosa quest'anno, anche se la monoposto è totalmente diversa. La SF23 si adatta meglio ai circuiti più scarichi rispetto a quelli più carichi, quindi attenzione che Singapore sulla carta è una pista nemica per Ferrari, non amica. Ma come detto prima, questi cambiamenti sicuramente aiutano Ferrari perché rendono la pista più veloce. L'obiettivo per tutti i team sarà quello di massimizzare il carico aerodinamico per andare forte nella parte guidata e andare forte anche nei cambi di direzione, che sono tanti. Avendo meno bump sulla pista si può utilizzare anche una barra antirollio più rigida, ma l'aspetto su cui sono un po' più dubbioso su Ferrari è il fatto che sia leggermente sottosterzante e potrebbe pagare un po' di mancanza di precisione in curva, come abbiamo visto per esempio in Olanda. Quindi è importante avere abbastanza grip all'anteriore e renderlo solido per avere una macchina più maneggevole e più facile da guidare per i piloti. Ma attenzione che ci saranno dei team colpiti con la TD18 e la modifica fatta alla TD39. Andiamo a rispondere a questa domanda: come mai Red Bull l'anno scorso non ha subito l'effetto della TD39, come invece ha fatto Ferrari, nonostante entrambe avessero il fondo flessibile? Perché Red Bull ha una struttura dell'anteriore diversa. Infatti riesce a correre con un avantreno molto rasente al suolo, e questo si manifesta anche con le tante scintille che produce la RB19. Infatti prestate bene attenzione, ci sono due fori sullo skid block all'anteriore e due al posteriore per fare le misurazioni dell'altezza a terra ed evitare quindi che i team abbiano un'altezza a terra troppo bassa e quindi vadano a consumare troppo lo skid block. Prima, per evitare la flessione o skid block, Red Bull utilizzava un damper sulla chiglia che resisteva alle prove della FIA per verificare appunto che rispettassero i team la TD39. Poi i team si sono accorti di questo metodo e Red Bull allora ha cambiato modo per far resistere lo skid block. Red Bull sembra aver scomposto la tavola in legno in diverse parti. Infatti Red Bull riesce a non far muovere una piccola parte all'anteriore, che comprende anche i fori con i sensori della FIA, in modo che quella parte lì è protetta dalle sconnessioni e non va a flettere, quindi non tocca neanche l'asfalto. Così allo stesso modo anche una piccola parte al posteriore con i due sensori, mentre la restante parte dello skid block flette di più e quindi viene sfruttata maggiormente da Red Bull, che produce maggior spinta verticale e maggior carico. È come se le due zone con i quattro sensori della FIA vengono protette e rispettano le regole, mentre la parte restante no. Capite che questa cosa è un problema? Quindi la FIA deve intervenire e ha fatto delle modifiche per Singapore sulla TD39, che sì, vanno ad aiutare, ma non risolvono questo problema. E adesso vi spiego. La modifica prevede che è illegale qualsiasi tipo di rottura o danneggiamento come crepe attorno ai fori che hanno i sensori per controllare l'altezza a terra delle monoposto, quindi quattro fori disposti sullo skid block. Però come abbiamo detto, Red Bull è riuscita a evitare di danneggiare quelle parti attorno ai fori perché ha spezzettato lo skid block in diverse parti. Un intervento della FIA intelligente potrebbe essere quello di mettere più sensori sullo skid block che monitorano una stessa altezza a terra della monoposto. Ovvio che poi dovresti dare uno standard diverso in base a dove è presente sullo skid block, perché il fondo si flette in maniera diversa a seconda del carico. Ma mettere un sensore per tutte le zone dello skid block è più intelligente che due all'anteriore e due al posteriore, altrimenti perde il senso di monitorare l'altezza a terra e succede che Red Bull ne trae vantaggio, come in questo caso, sfruttando un'area grigia del regolamento. Vedremo se questo primo cambiamento della TD39 darà dei riscontri diversi in pista, ma io ho i miei dubbi. Secondo me Red Bull riuscirà a girare il problema come ha sempre fatto. E quindi concludo il video facendo un po' le mie previsioni per Singapore. La vedo una pista ad alto carico, però attenzione che le modifiche la rendono un pochino più scarica. Secondo me Red Bull comunque sarà monoposto da battere e dietro sarà una battaglia molto accesa tra i team nel midfield. Potremmo trovare una buona McLaren e Aston Martin, meglio rispetto a Monza, ma non andrei neanche a sottovalutare troppo Ferrari e Mercedes, perché prima di questo cambiamento
momento vi avrei detto a mani basse McLaren Aston Martin sono le più forti. Ora invece potrebbe cambiare qualcosina. Sicuramente una cosa interessante a vedere sarà se la TD39 o la TD18 avranno delle influenze in pista. Sulla carta McLaren dovrebbe essere il team che ci sorprenderà di più. Fatemi sapere nei commenti secondo voi quale team è favorito per Singapore, quale team invece sarà più in difficoltà, e ditemi se siete d'accordo con la modifica fatta sulla TD39 e cosa ne pensate della TD18. Andranno a influenzare i valori in campo? Sono curioso di leggere e rispondere a tutti i vostri commenti. Vi ricordo che venerdì uscirà il video vlog del Paddock Club di Monza, che è stato uno dei giorni più belli della mia vita. Non vedo l'ora di farvi vedere il video perché è spettacolare. Qui da Rust è tutto, ci vediamo a un prossimo video.